Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Orario Continuato, lo sapete, appuntamento fisso tutti i lunedì alle 13 da Palazzo Lombardia e oggi sono veramente contenta di presentare Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia. Buongiorno, ciao, ciao Giorgia, buongiorno ciao, a tutti. Ciao, no, assessore, perché prima eri assessore alla casa, ma lo sei anche adesso. Anche adesso, anche assessore, sì, assolutamente. Ottimo, molto intelligente questa cosa qua di tenere le deleghe che avevi prima, perché hai iniziato un percorso e te lo stai portando insieme ad altre, tante altre cose, avanti. Quindi casa, poi cosa fai? Internazionalizzazione delle imprese. Relazioni internazionali, casa che poi è un grande mondo perché parte dagli alloggi sociali popolari fino all'housing sociale eccetera eccetera, quindi diciamo un po' la parte casa e la parte internazionale, tutti quelli che sono i rapporti internazionali, compreso la promozione delle nostre imprese all'estero, che è un'attività che oggi serve molto alla nostra economia. E vai, allora iniziate ragazzi a prenotarvi per parlare direttamente col vicepresidente, insomma avete capito di tutto e di più, oggi sale qua con la penna per cercare di prendere nota. Intanto partiamo subito da una cosa che insomma avete portato a casa, dico avete come Regione Lombardia con grande interesse anche da parte tua, avete portato a casa il Gran Premio di Monza, assolutamente, ragazzi. Assolutamente, assolutamente, abbiamo ottenuto un importante risultato perché era necessario riuscire a mantenere il Gran Premio di Formula 1 in Italia, in particolare a Monza, per la sua storia, per la sua tradizione, perché questi eventi comunque sono importanti per gli appassionati, ma sono importanti anche per la nostra economia, perché poi genera un indotto, si stima intorno ai 25 milioni di euro l'indotto per il Gran Premio di Formula 1. Proprio per questo noi abbiamo investito direttamente 5 milioni di euro all'anno per i 3 anni che sono quelli della durata del contratto, e a giorni firmerà direttamente a Citalia, anche la nostra presenza, il contratto con Bernie Ecclestone a Londra, e così termina questo balletto che è durato. Perché Bernie è un po' è stata un po' dura ostico, perché eh? Bernie sicuramente è una persona capace molto di fare il suo lavoro, nel senso che spunta degli ottimi contratti. Poi dobbiamo dire che in questo periodo, in questi anni abbiamo assistito alla concorrenza da parte di stati che abbiamo sempre chiamato in via di sviluppo. In realtà se pensiamo agli Emirati, se pensiamo anche al Gran Premio di Baku, cioè stati che possono investire parecchio nella Formula 1, noi non possiamo non mantenere, esatto, dobbiamo riuscire a competere, non possiamo lasciare che tutto il circus della Formula 1 vada via dall'Europa. E secondo me però anche Ecclestone ha riconosciuto, anzi è fuori dubbio che abbia riconosciuto l'importanza di Monza, perché poi la storia, la Formula 1, quello spettacolo che abbiamo visto alla premiazione, migliaia di tifosi che si sono riversati nella pista, quindi questa passione, questo fuoco che arde all'interno degli appassionati di motori, ce l'abbiamo in Europa, in particolare in Italia, quindi penso bravi, che sia stato un successo da entrambe le parti. Forse ha portato fortuna alla Ferrari che avete messo fuori da Expo, il padiglione Lombardia. Beh, sì, abbiamo raccolto, tra l'altro, le firme all'inizio non si poteva portare i motori all'interno del sito Expo, quindi abbiamo dovuto lavorare parecchio, poi alla fine abbiamo fatto un'ottima opera di promozione. La Ferrari, e poi ricordo anche che lo continuiamo a fare, stiamo promuovendo molto anche l'Alfa Romeo. Certo. Anzi, ci piacerebbe vedere questo marchio tipico nostro, anche lombardo, che prenda un po' più piede. Devo dire che il presidente Maroni durante il Gran Premio Formula 1 la battuta Marchionne l'ha fatta anche sul marchio Alfa Romeo, quindi c'è da ben sperare. Va bene, guarda che ci sono già tante telefonate in attesa di gente che vuole parlare con te. Vabbè, dai, sentiamo la prima, poi preparati per tutta la questione legata alla casa. È una signora, pronto? Pronto? Ciao Giorgia, ciao. Stamattina mi hai detto di chiamarti per la storia dell'ospedale. Hai fatto bene, brava. Perché allora, bisogna chiedere come mai, se uno vuole, il dottore che ha seguito la prima volta, sono andata con la mutua e mi ha mandato un dottore che mi ha visitato, il ginocchio a posto.
ma rimandato a un anno. Quest'anno chiamo il numero verde e le dico: voglio l'appuntamento con questo dottore che mi sta seguendo. Signora, se vuole quel dottore deve pagarlo. Allora, io questa cosa non la capisco. Guarda, cara Paola, adesso la Paola mi manderà quel paese, sicuramente può dire qualcosa, però abbiamo vicepresidente nonché assessore alla casa. Io approfitterei per questo. No, le ho detto semplicemente perché ancora non sapevo chi. Glielo dico e la butto lì. Questa sarà la prima cosa che chiederò domani mattina all'assessore Gallera, Giulio Gallera, che sarà a Buongiorno Lombardia. Quindi Paola, non mandarmi da via HR, però parleremo di questo. Domani mattina c'è Gallera, proprio che è l'assessore alla sanità. Una battuta, se vuoi farla sì, anche no, tu. Sì, no, intanto se recupera bene il suo iter, perché detto così sembrerebbe che abbia avuto all'inizio un problema acuto e poi successivamente per delle cure volontarie gli abbiano risposto per le cure che decide lei con chi le vuole fare deve pagare. Però vorrei vedere bene la questione, anzi se poi viene Giulio domani mattina l'assessore al welfare è lui il più competente, però con i riferimenti precisi in modo che se poi c'è qualcosa che non va interveniamo. Eh certo, bene, bene, ora, linee intasate per parlare con te. Introduciamo un attimino, scusami caro Sala, caro vicepresidente, quello che hai fatto, da quant'è che è passata la riforma, diciamo che hai fatto? L'abbiamo approvata a luglio, luglio, quindi sono due mesi. Perfetto, poi c'è stata di mezzo l'estate, a parte che avete lavorato un sacco, però magari la gente era via e ancora non ha saputo. Ecco, spiegalo a me, va. Cosa avete fatto per la casa, Sala? Allora, abbiamo approvato una nuova legge sulla casa che tra l'altro prevede anche diversi investimenti e lo vediamo nella slide che sta andando. Beh, diciamo una cosa che non sta scritta sulla slide, è una cosa che interessa molto agli utenti non solo, ma a chi anche è in graduatoria. La grande novità che vedranno i cittadini sarà quella che le assegnazioni verranno fatte attraverso un sistema informatico, cioè un sistema, una piattaforma informatica, cioè un sistema molto trasparente. Si vedrà gli alloggi disponibili, si vedranno, e le famiglie che hanno particolari esigenze, quindi non ci sarà più una sorta di commissione o di valutazione soggettiva, diciamo che sarà più oggettiva, quindi una garanzia da parte di chi ha reale bisogno in graduatoria di ottenere l'alloggio in totale trasparenza. Questa è la cosa che diciamo perché con tutte le persone che abbiamo in graduatoria sono lì a sperare, quindi a chi avrà, ancor più chi avrà diritto ad una casa riuscirà ad avere ottime posizioni in graduatoria e quindi chi ha più necessità la otterrà. Okay. Poi questa legge, come abbiamo visto dalla slide precedente, finanzia un po' di attività. Abbiamo finanziato in particolare chi fa fatica a pagare il canone, quindi vedete gli 11,2 milioni di contributo di solidarietà, vedete i 5,8 milioni di contrasto all'emergenza abitativa. Il contributo di solidarietà viene dato a chi fa fatica a pagare il canone, ci si può rivolgere al comune in caso che gli alloggi siano gestiti dal comune o all'ALER per avere tutti i moduli del caso. Che non è il bonus affitti, scusami. No, il bonus affitti, ecco, diciamolo, il bonus affitti si pensa che arrivi dalla Regione Lombardia, in realtà è un finanziamento che arriva dal governo. Ebbene, questo finanziamento quest'anno non c'è più ed è grave questo. Io tra l'altro sto per scrivere una lettera al Ministro Delrio, che è il Ministro competente, perché aveva detto che ripristinava questo tipo di finanziamento. Ed è grave perché molti cittadini lombardi e non solo lombardi hanno usufruito di questo. Il problema casa nasce a monte. I pochi soldi che ci sono nel settore casa sono la scarsa attenzione che hanno avuto i governi in questo settore, perché noi dobbiamo far fronte a un'emergenza abitativa e a un'emergenza che continua di richiesta di alloggi, ma i fondi sono scarsissimi. E quindi il bonus affitti è una manovra i cui fondi arrivano principalmente, lo diciamo, dallo Stato. E quindi quest'anno quello arrivato è zero. Ma non ci credo. Ma come, trovano i soldi per gli 80 euro e non Vabbè, lasciamo perdere, va, andiamo avanti con le slide, per favore. Quindi 5,8 milioni di contrasto per l'emergenza abitativa e sì. 1 milione sulla sicurezza e il contrasto dell'abusivismo. Ecco, il milione è una cosa che... Il milione si aggiunge, certo, il milione si aggiunge ad altri soldi, in totale sono 5 milioni e 300.000 euro. Che cosa facciamo qua? Beh, abbiamo creato il NOA, il nucleo operativo ALER,
che è quel nucleo particolare che cerca di contrastare le occupazioni abusive. Noi non abbiamo competenza in materia di sicurezza pubblica, quindi che cosa fa questo nucleo? Segnala, dopodiché devono uscire le forze dell'ordine, con un protocollo che abbiamo siglato in prefettura con tutti quanti i soggetti, e quindi qua quando funziona lo sgombero, quando riusciamo a evitare che si occupino abusivamente gli alloggi? Quando escono? Esatto, quando tutte le istituzioni però lavorano in squadra, basta uno lento, e qui si fa veramente fatica. Questo sarà il nostro impegno nei prossimi mesi, il contrasto all'abusivismo. Scusa, tu hai un cognome che è uguale anche a quello del sindaco di Milano. Però noi siamo due persone diverse. Vabbè, ok, Fabrizio Sala, ma come va con Beppe Sala? O c'è un'intesa, un qualcosa? Oppure... Sì, ci siamo trovati poco settimana scorsa, è terminata la campagna elettorale, adesso istituzionalmente dobbiamo lavorare insieme per risolvere queste emergenze. Le basi positive ci sono, adesso ci aspettiamo anche che ci sia concretezza. Nel passato, dobbiamo dire, qualche problema con l'amministrazione comunale di Milano l'abbiamo avuto, perché non riuscivamo a avere delle posizioni abbastanza concrete e determinate su alcune questioni. Sul contrasto all'abusivismo, guarda, o sei determinato o veramente dici l'abusivismo è una piaga che dobbiamo eliminare, altrimenti non ce la fai, perché chiaramente queste sono persone che si approfittano del ginepraio delle nostre norme per occupare alloggi. Allora, fermati qua un attimino, sentiamo subito un'altra telefonata, molto interessante quello che sta dicendo Fabrizio Sala. No, sentite Andrea. Allora, intanto 5,8 milioni per contrastare l'emergenza abitativa, vediamo la slide successiva, a chi vanno questi soldi? Perché poi, no, andiamo a vedere, famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, quello che dicevi te, coinvolgono più o meno 5.000 famiglie che fanno capo a 155 comuni, giusto? Sì, esatto, diciamo che questi 155 comuni sono quelli definiti ad alta tensione abitativa, cioè quelli dove abbiamo più emergenza, esigenza di alloggi. E qua noi fondi li giriamo direttamente ai comuni, che ricordiamo sono i soggetti principali, gli attori che poi direttamente devono incontrano le famiglie, analizzano la situazione sociale delle famiglie e poi dopo erogano i contributi a seconda di bandi che emettono. Qua addirittura possiamo intervenire direttamente anche sui proprietari degli immobili che hanno delle famiglie all'interno che fanno fatica a pagare il canone, quindi anche sull'edilizia privata, però, diciamo così, sugli affitti privati, possono ottenere questo contributo per far sì che non vengano sfrattati. Quindi siamo in campo di emergenza abitativa, cioè dove c'è la necessità di dare un immediato alloggio, di mantenere l'alloggio nei confronti delle famiglie. Chiaramente questi contributi vanno per i comuni in graduatoria. Quindi cioè cosa comuni. Significa? Quindi gli italiani sono dal centesimo posto in su? No, assolutamente, anzi abbiamo una buona notizia. Abbiamo una buona notizia che il governo ci ha approvato la legge qualche giorno fa. Esatto, 5 anni di residenza è il requisito minimo. Pensavo 10, Sala. No, non solo. Ma poi con l'approvazione dei nostri regolamenti vedrai, 10 era assolutamente incostituzionale. Esatto, cioè rischiavamo di fare una norma che poi dopo non funzionava. Te la bocciavano. Quindi oltre ai 5 anni di residenza abbiamo anche il cosiddetto mix sociale, cioè definiremo diverse categorie da inserire all'interno degli alloggi. Non solo si fa... egiziani, per dire, no. E no, c'è una bassa, molto bassa percentuale di residenti nel nostro territorio da 5 anni e quindi è molto bassa, sì? Molto bassa, quindi sarà... Vedrai che da gennaio le assegnazioni, si vedrà che cambierà qualcosa. Che bella notizia. Sì, gennaio, perché dobbiamo approvare i regolamenti, cioè vabbè, c'è una serie di impegni burocratici. Okay. Però da gennaio parte la prima fase e si cominciano a vedere i miglioramenti. Ritorno su sto pezzo. Pronto? Non mi cada, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo un'informazione. Sì, allora, siamo ufficio informativo. Io avevo fatto la domanda, non è inerente a questo, avevo fatto la domanda per fare i bagni, con il contributo della regione nel 2013. Renzi, scusa. Eh? Ma no, è il governo, perché dici col contributo della regione?
Anche con la regione? Chiedo l'aiuto da casa. Sì. Prego, lei dica, signora, dica. Con la regione. Adesso volevo sapere se il contributo c'è ancora o non c'è. Allora, perché noi la domanda l'abbiamo fatta nel 2013. Tre anni fa, quindi praticamente non ti è arrivato niente. No, è stata accettata la domanda, ma non è arrivato il contributo. Come ti chiami? Pasquina. No, di nome, signora? Pasquina. Martina. Pasquina. Grazie, signora. Facciamo Valentina. No, signora, il numero che ha lasciato al centralino, perché se dobbiamo ricontattarla. Sì, Pasquina. Grazie, signora, Pasquina. Grazie. Allora, intanto tiriamo giù il nome. Allora, se ho ben capito, dalle informazioni che ci ha dato la signora Pasquina, il problema è che ci sono dei bandi, sono stati emessi dei bandi con delle graduatorie per la finalità dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Dopodiché ognuno andava a intervenire dove erano da eliminare queste barriere architettoniche. Il vero problema di questo è che sono fondi statali non più finanziati. C'è una mezza buona notizia, però, che qua ci siamo interfacciati con il Ministero e il Ministero ci ha, tra virgolette, promesso che con delle economie dai loro capitoli, cioè con dei risparmi che generano nei vari cassetti che esistono a Roma, ce ne sono tanti di cassetti mai aperti. Appunto, no? A me non sono mai arrivati, però. Comunque, di questi dovrebbero riuscire a mettere insieme almeno per finanziare i vecchi bandi. Questa è una cosa brutta, perché pensa che comuni e regioni emettono dei bandi su finanziamento statale di soldi che poi non arrivano, cioè poi il governo non gira i soldi, cioè mentre da una parte, qua, scusami se faccio un po' di polemica, da una parte si inventa gli 80 euro e quant'altro, dall'altra quelli che sono i benefici, cioè i bisogni principali che da anni finanziava, mancano. Ed effettivamente è dal 2011-2013 che questi fondi non sono stanziati. E guarda, è brutto, perché tu fai un bando, partecipi, tecnici, vinci, cioè nel senso che dici sì, sono in graduatoria, io posso avere la ristrutturazione, e poi non ti arrivano i soldi. Non ci credo, ma voglio morire. Senti, sentiamola, perché sennò magari durante la pausa pubblicitaria la signora va a mettere sulla pasta asciutta, giustamente, così rispondiamo tra poco. Pronto? Chi parla? Pronto? Buongiorno. Allora, senta un po', io volevo dire una cosa. Come si chiama intanto, signora? Senta un po', come si chiama? Katia. Prego, Katia, prego. Ascolta, voi... Abbassa l'audio, forza, dai, Katia, abbassa l'audio. Sì. Grazie. Allora va bene così? Vai, così riesci a parlare. Sì, ascolta. Va bene? Dai, Katia, che dobbiamo andare in pubblicità, forza. Allora, senta un po', volevo dire, voi dite che date i soldi alle famiglie che hanno bisogno di qua e di là. Ma lo sapete che la maggioranza di queste famiglie lavora tutto in nero? Oh, grazie signora, grazie mille, ha toccato un punto importante. Però, caro Sala, rispondi dopo la pubblicità, va bene? Va bene. Grazie. Eccoci qua, un pezzo da 90 oggi, Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, delega alla casa, assessore alla casa, istituto di internazionalizzazione delle imprese, a parte che quell'Inter davanti mi piacciono, però vabbè. Neanche a me, Che te, però la milanizzazione era un po' difficile, quindi. Vabbè, è così. Allora, dobbiamo dare una risposta alla signora Katia, che ha chiamato... Sì. Allora, diciamo alla signora Katia che noi abbiamo dei controlli diretti e devo dire che alcuni li becchiamo, di quelli che fanno una dichiarazione mendace, nel senso che ci comunicano dei dati, tra l'altro errati, volutamente errati, e quindi hanno anche una sanzione penale, nel senso che incorrono anche nel penale. Però voglio ricordare che la maggior parte delle nostre erogazioni avviene attraverso i comuni, e che i comuni sono obbligati ad avere un regolamento che prevede il controllo. Ci sono comuni che controllano il 100% delle pratiche, comuni che controllano un po' meno. Il controllo viene fatto attraverso la Guardia di Finanza e con il codice fiscale riescono a risalire, non solo, ma anche con degli indicatori. Sai, se uno ha intestato una macchina di grossa cilindrata, piuttosto che... Devo aggiungere un'altra cosa che non ho detto prima. Ah. La nuova legge prevede che ogni anno noi controlliamo reddito e indicatori economici di chi è all'interno di un alloggio sociale. Ma dai. E se scopriamo, e se scopriamo che qualcuno ha fatto il furbo, esce. Ed esce molto velocemente, anche qui abbiamo previsto una norma, una velocità ogni anno? Diversa. Esatto, ogni anno facciamo il controllo. Però. Quindi
Noi ma è la pensiamo... prima volta però che sento una roba del genere. Sì, più che altro è la prima volta che chi fa il furbo poi esce in fretta dall'alloggio, perché poi il problema in questo paese, dico l'Italia... È, sì, che rimangono là fino anche il nipote e il nipote del nipote. Bravissimo. Ecco. Quindi noi con la norma e i regolamenti che andremo ad approvare nelle prossime settimane siamo a posto sotto questo aspetto. Poi speriamo che tutte le altre istituzioni facciano il loro dovere. È chiaro che poi quando dobbiamo far uscire una persona da un alloggio... Devono intervenire le forze dell'ordine. Ma talvolta interviene anche in questo caso la magistratura, che noi ci auguriamo che sia veloce poi. Celere. Nel problema di questo, poi rientriamo in un solito grande tema che è perché vengono tutti qua? Perché in questo paese c'è forse poca, come dire, la famosa giustizia che dovrebbe essere riformata, non è ancora stata proprio tanto riformata. Tu sai che in questo paese non è che ci sia proprio la... Quando uno è colpevole, poi dopo, come si dice, la della pena? La, non mi viene la parola. Sentenza definitiva. La certezza della pena, grazie. Sì, tra l'altro. È questo il problema, perché se in questo paese ci fosse la certezza della pena e tutti scontassero quello che devono scontare, probabilmente ci penserebbe su uno o due volte a occupare un appartamento, no? Un attimino, prima di occuparlo così, magari ci pensa su un attimino, no? Più che altro... Noi in Italia abbiamo questo problema che in generale anche negli alloggi privati si fa fatica a sgomberare, a far uscire l'inquilino che non paga l'affitto. Ora, un conto è chi non paga l'affitto perché è in difficoltà e su questo noi approviamo manovre su manovre per riuscire ad aiutarli. Un conto è chi lo fa apposta, perché chi se ne approfitta del fatto che non viene immediatamente fatto sgomberare l'alloggio. E pensa che il nostro paese oggi a livello internazionale, così mi collego all'altra delega che ho, non è appetibile per l'investimento immobiliare proprio perché non c'è la certezza che chi non paga esca dall'alloggio. Quindi nessuno viene a investire in Italia, o meglio, i grandi capitali non vengono a investire in Italia nel comparto immobiliare perché non sono sicuri che l'investimento che fanno poi gli renda in termini di affitto. Qui sto parlando chiaramente di edilizia privata, non di edilizia sociale. Però tutto è collegato, perché se l'edilizia, che è un comparto estremamente importante della nostra economia, soprattutto per il comparto artigianale non solo, non prende piede, uno dei motivi rispetto agli altri paesi è questo, e nei colloqui che noi abbiamo avuto con i fondi internazionali ci hanno detto chiaramente questo, investono in Francia, investono in Germania, non in Italia per questo problema. Avete capito? La certezza della pena, quanto tocca tutti i, come dire, tutti i mondi possibili e immaginabili, anche quello che riguarda gli investimenti. E dopo parliamo di questa tua delega particolare, ci racconterai dove sei andato perché ti ho seguito un po' sui tuoi social. Pronto? Pronto, ho fatto ciao, un sacco di accordi. Ciao. Ciao, chi sei? Sono Anna Maria, della provincia di Montabriano. Ben trovata! Grazie anche a te. Ascolta, io volevo dire una cosa, ma non so se è l'argomento, perché mi sono trovata ad accenderla. Io volevo dire, per il fatto che devono aumentare e dare a 14esima a quelli che prendono poco della pensione, sì, è proprio un tema. Ma dovrebbero guardare chi è che c'ha il marito, che prendono due o tre pensioni, hanno la casa e gli danno questa 14esima. A noi che siamo vedove, io prendo il 60% della mia la reversibilità, perché ho lavorato 20 anni. Okay. A me aumento non me ne è mai dato, perché a me mi hanno detto che io la 13esima la prendo sempre. Quell'aumento. Allora, Anna Maria, grazie mille per questa telefonata. Magari cerchiamo di dare priorità a chi ha domande anche sulla casa, soprattutto che ci chiama tutti i giorni e adesso non mi chiamate, io vi strozzo, che c'è l'assessore nonché vicepresidente. Cerchiamo di passarle subito. Comunque, va bene signora la domanda, perché no? Il tema di questi giorni, quello delle pensioni, caro Sala, ma pensano di dare, come dire, la 14esima al posto che di alzare le minime, sono orientati su questo. Comunque un provvedimento lì è un gioco con i sindacati che cercano di capire, bisogna vedere chi la spunta. L'ultimo che ha alzato le minime è stato Berlusconi. È stato Berlusconi, alla fine ci si ricorda poco, è vero, perché l'ultimo che ha alzato le minime è stato Berlusconi. Effettivamente la pensione minima oggi è una pensione che non dà la vivibilità, ma
per come sta, io dico in alcuni casi, sperperando il governo, la vedo un po' difficile. Il tema delle pensioni, è stato detto che i politici non devono prendere più il vitalizio. Io il vitalizio non ce l'ho. Noi abbiamo, all'inizio della legislatura, pochi lo sanno, lo ripetiamo, abbiamo abolito i nostri vitalizi. Però solo Regione Lombardia. Qualche altra regione c'è. Però devo dire che, tra l'altro ci hanno detto che questa norma si può fare solo per chi è in carica adesso, cioè chi era precedentemente in carica continua, potrà percepirlo. Però io lo do come testimonianza, come esempio, che talvolta serve, io il vitalizio non lo percepisco, sarebbe una buona cosa che chi prende, ci sono delle pensioni veramente oscene, poi senti queste telefonate oscene perché prendono 30, 40, 50 mila euro, no? Al mese. E poi li trovi magari ancora in politica, in qualche trasmissione televisiva che ci spiegano come si fa la politica oggi. E sono diritti oggi. Acquisiti, cioè, incredibile. Capito. Allora, riprovo con un'altra, poi ripartiamo da qua. Dai nuclei familiari tu dicevi che insomma, i destinatari di questo contributo regionale di solidarietà, mi sembra una cosa molto importante che adesso i cittadini magari sono a casa e dicono magari posso rientrarci io in questo contributo o magari no, non lo so, come si fa? No? Pronto? Un'altra? Chi Pronto? Sei? Buongiorno? Pronto? Chi parla? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Ciao Daniela. Però io non vi sento in diretta, vi sento per telefono. Vai, sentici per telefono meglio, che così, non hai l'eco. Ok, ascolti, io ho una domanda, ho girato anch'io per caso, perché quando c'è la pubblicità mi fa schifo, quindi cambio. La pubblicità, l'anima del commercio. No, non la vostra. Ah. Ho trovato voi che stavate parlando, io ho una domanda. Ho visto che ci sono aiuti per le persone che sono in difficoltà con l'affitto, con quelle cose lì. Bravissimo. Ma vale per tutti i comuni della Lombardia? Guarda signora, grazie per la domanda. 155 comuni sono quelli, no? Mi ricordo la slide su questo, di prima. Allora, la slide di prima, l'emergenza sono 155, mentre invece il contributo, questo di cui parliamo, il contributo di solidarietà, sono 133 comuni, sono quelli ad alta tensione abitativa, cioè sono quei comuni che hanno questa emergenza abitativa e sono attrezzati per poter, o meglio, si cercano di attrezzare per poter dare risposte davanti a questa emergenza. Questo... I soldi sono soldi vostri, regionali. Esatto, i soldi sono di Regione Lombardia, che vengono... che vengono girati direttamente in questo caso alle ALER e ai comuni a seconda di chi gestisce l'alloggio sociale. Quindi questi soldi possono essere erogati per anche sui regresso che non viene pagato e può essere erogato anche sulle spese. Ci si rivolge al comune o ci si rivolge all'ALER a seconda di chi è il gestore, lì ci sono già i moduli da compilare. Da loro viene fatta una graduatoria in base all'indicatore ISE, ISERP, quindi l'indicatore economico familiare. Della familiare, e in base a questa graduatoria vengono erogati i contributi fino a un massimo di 1.200 euro. Noi abbiamo calcolato che con questa manovra riusciamo a raggiungere una platea di 6.600 persone, che sono quelli che... all'interno di queste 6.600 sono quelli che si trovano in condizioni più di difficoltà. Questa è una manovra, tra l'altro, che ha ottenuto il plauso quasi all'unanimità politica, l'abbiamo concordata anche con l'ANCI, l'abbiamo concordata con i sindaci, quindi, ed è un po' una boccata di ossigeno, anche perché le persone che fanno fatica poi si rivolgono direttamente ai comuni, che sono... E lì la mancanza di fondi diventa difficile. Quindi questo, diciamo che un contributo così non è accaduto da parecchio tempo, anzi forse è la prima volta nella storia, perché normalmente si aggiravano a qualche milione di euro, quindi 11,2 milioni sommato anche agli altri, è la prima volta che succede una cosa di questo tipo. E questo è stato il motivo, Giorgia, per cui la legge sulla casa l'abbiamo ritardata di 6 mesi, perché nel frattempo abbiamo cercato di mettere insieme i fondi affinché la legge non fosse solo una legge di principio, ma fosse anche una legge che avesse un po' di sostanza. Diciamo alla gente di segnalarci, intanto ringraziamo la signora, diciamo alla gente di segnalarci i casi, perché può darsi che talvolta non riusciamo a raggiungere tutti, in questo modo riusciamo a capire dov'è che funziona o non funziona, qualche volta sono qualche i comuni, comune. Esatto, qualche volta sono i comuni, ma anche per questo attiveremo anche una forma di formazione per le persone che sono ai comuni, in modo che sappiano poi come
fare a erogare i contributi e quant'altro, quindi arriveremo a fare anche quello, esatto, perché poi l'ho notato, se uno con la dote lavoro, con scusami, il famoso PIL, progetto di inserimento lavorativo, inizialmente c'è stato un po' il momento, diciamo, di passaggio dove dovevano essere informate tutte le agenzie che esisteva questa possibilità proprio di interagire con la regione per il contributo eccetera, ecco, c'è stata una fase un po' critica, cosa che invece adesso non c'è più, la fase di passaggio è stata la più delicata. Sì, certo, poi noi non possiamo pretendere che i cittadini conoscano perfettamente tutto, perché quindi dobbiamo venirgli incontro e quindi dobbiamo metterla in condizioni di poter fare questo. Quindi su questo contributo i moduli li trovate all'ALER o nei comuni, a seconda di chi gestisce il vostro alloggio. Bravo Sala. Un minutino di pubblicità, arriviamo, grazie. Eccoci qua, ben ritrovati, grazie per l'attesa. Arrivo subito alla telefonata, signore, stia un attimino lì, solo per precisare, perché sì, i Danè che avete cacciato fondamentalmente saranno per sempre, sono per adesso, Sala, cioè per capire sì, un attimino. Sì, 11.200.000 euro sono una cifra importante per 133 comuni, ma l'anno prossimo sarà esteso a tutti i comuni della Lombardia con 20 milioni di euro. E dal 2018 per tutti gli anni a seguire saranno 25 milioni di euro, quindi questo è un intervento estremamente importante che si sentirà, nel senso che sicuramente aiuterà molto le persone che sono in difficoltà. Complimenti. Allora, ultima telefonata perché ci rimangono 4 minuti 4, pronto? Sì, pronto. Buongiorno, chi parla? Buongiorno Giorgia, buongiorno a te e al dottor Sala. Buongiorno. Ecco, scusami Giorgio, perché io devo dire una cosa, probabilmente mi sto ripetendo, ma ne approfitto del dottor Sala per poter capire più che altro. Dai, diglielo, vai tranquillo. Sì, ecco, io ho una situazione un po' curiosa con la MM, non so se è di competenza del dottor Sala. No, ma fa niente, me lo dica, che vediamo. Allora, dottor Sala, il discorso è questo. Io nel 2013, purtroppo in casa mia, per questione di gravissime malattie. Sì, vai avanti. Pronto? Per gravissime malattie non abbiamo avuto modo di presentare l'ISE. Nessuno si è preoccupato di venire a verificare se in casa c'eravamo ancora noi altri o l'avessimo data da altri, non si sono preoccupati di nulla, si sono semplicemente preoccupati del fatto di aumentare l'affitto a 1.060 euro al mese. Quindi io mi ritrovo dopo 2 anni che finalmente ne stiamo uscendo, se Dio vuole, dalle disgrazie, insomma qua si parla di tumori e di altre malattie molto brutte, siamo arrivati ad un debito di 24.000 euro. Che ora non sai come fare, come gestire. Ricordaci il tuo nome, quindi, per favore, il nome. Salvatore, grazie. Milano, sì. Allora, Sala, scusa perché abbiamo preso proprio una parte della telefonata visto che mancano 2 minuti. Allora, cosa a parte che qua è MM, quindi di gestione comunale, sì, però io penso che tu... Sì, allora, quello che dovrebbe fare per forza è contattare MM direttamente, perché l'accordo lo deve fare con MM, che è l'ente creditore. Dopodiché noi abbiamo diverse formule a sostegno di chi è moroso. Certo, il controllo sull'ISE deve chiederlo lui. Facciamo una cosa, se attraverso Telelombardia magari ci girate... Salvatore! Ci girate il contatto. Grazie. Noi facciamo un intervento, pur non essendo direttamente competenti, ma facciamo un intervento per verificare questa situazione. Magari riusciamo a dargli una mano, perché dai dati che ci ha dato effettivamente... è una situazione abbastanza assurda che va messa a posto. Grazie, no, dico grazie visto che non ti compete neanche. Però è vero, però bisogna dire che non ci compete, sai che però è brutto. Bravo. No? Quindi la gente bisogna dire facciamo, tutti, facciamo Sala, quello che riusciamo a fare. Dopodiché indichiamo anche nome e cognome di chi compete, perché poi dopo se risolve la situazione diremo bravo lui, se non la risolve diremo che invece deve migliorare qualcosa. Ciccio bello. Allora prendiamo il nome di Salvatore. Tra le altre cose... vi do, visto che siamo addirittura d'arrivo, io mi auguro di riaverti presto in trasmissione per parlare di tutta l'altra questione che riguarda la tua attività, oltre, voglio dire, quello di cui abbiamo parlato finora, che è quello che riguarda appunto le imprese, di fatto. Assolutamente, assolutamente. Sala, purtroppo non c'è più tempo, 30 secondi. Di imprese si parla nell'approfondimento di Lombardia Speciale, andatelo a vedere, per favore, un quarto delle imprese di comunicazione si trova in Lombardia, leggetevelo, molto interessante. Il sito è quello di Lombardia
speciale. Vi ricordo inoltre che per tutte le informazioni che riguardano il reddito di autonomia, se potete rientrare, se rientrate oppure no, il numero verde è 800 318 318, 800 318 318. Invece, per tutte le, insomma, se volete parlare con Sala, l'email è sempre quella, giorgia.colombo@telelombardia.it, e gliele giro all'assessore, nonché vicepresidente. Le mail, perché invece i WhatsApp me li mandi alla mattina alle 8 e in diretta ti rispondo. L'ho detto. E risolviamo, è vero, è stamattina, vero. Stamattina, buongiorno bravo. Lombardia, c'era il signor Franco che ha chiamato, abbiamo un problema con l'antenna in Palazzo Aller, Viale Aretusa numero 1, ho detto non c'è problema, che pensi mi... Stanno già risolvendo. Ho scritto subito al vicepresidente, ha risposto immediatamente, ho dato la notizia in diretta che Sala si sarebbe interessato subito e sono già usciti, sì. Praticamente sono lì. Stanno sistemando. Grazie, esatto. Fabrizio. Grazie a voi. Grazie Fabrizio Sala, a presto. Grazie, ci vediamo lunedì da Regione Lombardia. Ciao.